16:30 Bologna e Parma si affrontano in pratica separate da sole 3 punti in classifica. Subito le formazioni delle squadre, un Bologna che attua la difesa a 3 con Gillet in porta, Raggi, Portanova, Antonsson a comporre la linea difensiva. Ecco che a centrocampo ci sono Garix, Mutigai, Perez e Rubin, ex particolare quest'ultimo, proprio perché a Parma non ha trovato spazio e è tornato in pratica a Bologna. Ramirez è il trequartista, ritorna dal primo minuto, le due punte sono Acqua Fresca e Di Vaio, che è anche il capitano dei rossoblù. In panchina con il secondo portiere agli archi ci sono Sorensen, neo acquisto dalla Juventus, lo spagnolo, esterno destro difensivo Crespo, i centrocampisti Krim, Tyler, il trequartista Diamanti e un altro trequartista con mansioni, se vogliamo anche più offensive, l'uruguaggio Jimenez, che però è stato schierato nel corso della sua ormai lunga abbastanza esperienza bolognese in quasi tutti i settori dal centrocampo in su. L'allenatore è Pioli, l'arbitro è Berfonsi di Genova, gli assistenti sono Carrera e Longo, il quarto uomo è il signor Di Bello. Contro il Bologna c'è un Parma che si schiera con un 3-4-2-1, Pavarini tra i pali, Zaccardo, Lucarelli e Paletta in difesa, centrocampo Variani, Carroppa, Morrone e Gobbi, Valdés e Giovinco a supporto di Floccari, Gallinetta, Musacci, Brandao, Modesto, Felscher, Palladino e Viaviani compongono la panchina di Donadoni. Diamo il benvenuto in Radio Cronaca ad Antonio Monaco, ringraziamo per l'assistenza tecnica Maurizio Gualandi della sede RAI di Bologna. Diciamo subito che è la partita degli ex. Sì, diciamo che è la partita degli ex. Giovanni, innanzitutto buongiorno ai nostri vari ascoltatori, a Giovanni Scaramuzzino. Partita degli ex, ma anche una partita delicata per quanto riguarda gli equilibri in classifica, visto e considerato che il Bologna finora ha disputato un campionato, se vogliamo definirlo, anonimo. Ci si aspetta sicuramente di più da questa squadra per i valori tecnici e agonistici che può esprimere. Meglio il Parma, quota 22, sempre un derby naturalmente, e tutto può accadere in una gara che si preannuncia scintillante. C'è un buon pubblico qui a Bologna, almeno 22.000 spettatori, per una gara che potrebbe essere uno spartiacque sia per il Bologna che per il Parma, perché i 3 punti in questo momento del campionato possono diventare davvero pesanti.